Sempre alle proprie spalle un corredo di carattere ideologico, non soltanto un fattore puramente cromatico, un fattore puramente di far emergere degli elementi del vero, oppure gettandosi verso i mondi della fantasia con l'arte informale, ma un'arte che sta in una strada che non si può dire che sia una mezza strada, ma in un'arte che si pone in mezzo a queste diverse opzioni, queste diverse possibilità. C'è senza dubbio, da parte del dottor Villieri, clinico illustre di Milano, che ha come suo hobby fondamentale quello di dipingere, un vizio che ormai lo accompagna da molto tempo e di cui qui abbiamo soltanto qualche esemplare, ma estremamente significativo, che è quello di rivedere attraverso una interpretazione pittorica, che non è soltanto pittorica, come vedremo fra un attimo, quelli che possono costituire gli elementi fondamentali della storia di Milano. C'è quindi un fattore non soltanto d'ordine geografico, non soltanto un fattore d'ordine locale, ma anche alle spalle di tutto questo una storia. Una storia che non è priva di un contenuto ideologico. Ad esempio, quello che costituisce uno dei nuclei delle sue tele è rappresentato dal Castello di Milano. Castello che è stato costruito dalle grandi famiglie che hanno dominato Milano nel 400 e che rappresenta, da un punto di vista di massiccia presenza che assume un carattere simbolico, il tema della prepotenza dei pochi sui molti, della prepotenza del potere nei confronti del popolo. E quindi questo senso che ha sottolineato tutta la storia umana del fatto che la tendenza è sempre stata quella di creare un potere che concentrasse nelle mani di pochissimi tutte le leve del dominio, servendosi e talora umiliando le masse che sono servite a questo fatto. C'è in questo senso di dominio un senso decisamente malato, e cioè il fatto di sfruttare una determinata quantità di persone
per il proprio potere, per la propria ricchezza, ma trattandoli male, quindi violentando la loro libertà, la loro indipendenza, anche la loro stessa mente, perché costretti sempre a soggiacere di fronte a un potere che aveva allora le alabarde, più tardi altri strumenti, per imporre la propria volontà. C'è anche, al contrario di questo, il senso della generosità, e cioè il nucleo delle tele legate alla Cagranda, che è poi il vecchio ospedale di Milano, un ospedale che era nato in termini medievali e che aveva sempre rappresentato qualcosa di una grande tradizione d'ordine cristiano nei termini di un francescanesimo allargato, ma anche nei termini ad esempio dei cavalieri di Malta, che erano dei cavalieri i quali non soltanto difendevano la croce ma difendevano anche la loro attività di medici, avevano quindi la gestione di ospedali ed erano quelli che garantivano nei limiti del possibile la salvezza dei personaggi che si avviavano verso i luoghi sacri attraverso perigliosi itinerari che trovavano in questi cavalieri, in questi ospitalieri, una sorta di sbergo, una sorta di difesa. C'è poi ancora, sono poi ancora altri elementi che rappresentano questa geografia del nostro medico nei confronti della sua Milano. Ma a questo punto andiamo a vedere come ha costruito l'insieme delle sue credenze, l'insieme degli elementi che l'hanno portato a dipingere, come voi potete vedere, queste pareti illustrate, queste pinte pareti che hanno illustrato questa galleria per un certo periodo di tempo. E cioè un concetto d'ordine filosofico, un concetto d'ordine filosofico che discende da un'interpretazione un po' forzata, se vogliamo, fatta da Ernst Cassirer nei confronti della quarta parte della metafisica di metafisica e quindi della arte, della teoria estetica di Georg Friedrich Händel. Scusate, Hegel, non è Händel è un musicista, Hegel invece è un filosofo. Händel non si interessava di arte, la faceva come musicista. Hegel invece, che non era artista, che diceva di essere disperato nelle due o tre volte in cui aveva provato a prendere un pennello in mano per la sua impotenza di utilizzare quel po' di peli per, cito testualmente, un po' di peli per creare qualcosa di bello dal punto di vista estetico. Aveva delle teorie, una teoria importante, una teoria un po' forzata da Cassirer, ma che comunque si rifà la quarta parte della sua estetica, e cioè quella secondo la quale il compito fondamentale dell'artista è quello di... Oh, così la vediamo meglio. Ecco. Si vede meglio. Più bello. Sì. Ha avuto anche dei complimenti da parte del mondo femminile. Sì, sì. E qualcuno ha parlato di bell'uomo, non so se avete sentito. Ringrazio per avere i complimenti. Ma è venuto dal cuore, proprio spontaneo, anche simpatico. Insomma, finirà per sedurre queste signore. E quindi questo senso di Hegel era quello secondo la quale l'arte ha il grande compito di far scomparire le cose che fanno parte del reale, che fanno parte quindi di un mondo che è cosistico, traduco in termini tedesco, incosistico, cioè qualcosa che sostanzialmente non ha un valore spirituale, non ha un valore al di là dell'affermazione della propria presenza, per assumere un valore, e tra l'altro valore cosistico e locale, per assumere un valore invece universale e di carattere superiore, un valore di carattere metafisico, perché l'intervento del pittore è taumaturgico, cioè riesce a trasformare la pura materia, la pura cositas, in qualche cosa che attiene al mondo dello spirito, che attiene quindi a qualche cosa di più alto e in questo senso anche di più universale.
qualche cosa che si scrive, dice testualmente Hegel, nel libro dell'Eterno, scomparendo quindi dalla breve visuale del libro delle cose. E facevo un esempio banalissimo ma estremamente concreto. Dice, beh, voi prendete un'immagine di un albero, un'immagine di una casetta, qualcosa di questo genere, lo stesso ritratto di un personaggio, ebbene, voi vedete quella casa, quell'albero, quella persona in quel momento, ma già un giorno dopo quell'albero, quella casa, quella persona sono più vecchi, non sono più uguali. Nel giro di qualche anno sono anche scomparsi. Ma se c'è l'intervento dell'artista, ebbene questi durano per l'eternità, o perlomeno durano con vicenda secolare. E in questo senso si rifaceva anche alle gallerie degli antenati, che le grandi case dinastiche avevano da molto tempo incominciato a fare. Più concretamente, scendendo verso l'arte del nostro dottor Olivieri, possiamo dire che, senza dubbio, essendo questo l'elemento che lo ha ispirato, lui forse esattamente così non ha inteso il suo modo di dipingere questi nuclei di opere destinate alle grandi emergenze storiche di Milano. Vero? Questo non è proprio esattamente la guida che lo ha condotto a dipingere queste cose di Milano, è giusto o sbagliato? Sì, no, direi che è giusto. Pronto? Mi sente? Sì, la sentiamo fuori. Sì. Pronto? Allora lei stava dicendo? Ci sente? Sì, io sento. Anche adesso noi. Sento bene, sì. Anche noi. Non avevo compreso, non sentivo bene, credo di aver avuto una domanda, giusto? Sì, una domanda, cioè dicevo sì. Che da una parte ci sono queste affermazioni di Hegel un po' nell'interpretazione di Cassirer, che è un autore che lei apprezza molto, e lei invece si è spostato... Sì, ha citato giustamente un autore, un filosofo che mi è caro, Cassirer, perché è Cassirer che dice che l'uomo è un animal symbolicum, la capacità di simbolizzare caratterizza l'uomo e lo identifica anche nel regno animale al quale appartiene, e direi che è una nostra specifica capacità insieme all'astrazione. Ma in effetti io credo che la mia opera sia proprio un'astrazione simbolica, figurativa. Cioè, io parto da un elemento figurale, nel mio caso mi metto Milano dal Duomo, dall'Arca Granda, dal Castello Sforzesco, cioè da quegli identificanti della mia città che li vengono tutti i giorni e diventano interiorizzati, quindi li sento in parte proprio come una parte di me stesso. Parto quindi da questi elementi figurali, ma da lì però poi nasce un'astrazione simbolica. Questi elementi vengono deprivati degli aspetti superflui, vengono ridotti con minimi elementi, in pratica un framework figurativo, ma in realtà attraverso sé, frammenti del reale, evoco un'immagine latente nella memoria di questa realtà e quindi riconduco a ricreare la virtuale visione della sua essenza, appunto una resurrezione. Questo è infatti il titolo delle mie ricerche: resurrezione del Duomo, resurrezione della Cagranda, resurrezione del castello. E quindi con una visione reale di quello che è, ma attraverso questi segni identificanti che sono esattamente l'essenza del fenomeno della Cagranda o del castello o del Duomo, e ricreo la realtà attraverso la sua rivisitazione memorica, quindi una resurrezione. E della resurrezione del Duomo l'immagine la suggerisco attraverso una semplicità essenziale, e il frammento bianco gestuale materico, lo stesso sfondo bianco della tela, la macchia d'olio della Madonnina, perché simboleggia la Madonnina. Questo suggerisce la visione totalizzante del Duomo. Il bianco della tela, che quindi diventa un colore strutturale dell'opera, non è il supporto su cui disegno il Duomo, ma è il fa parte del Duomo. La stessa macchia d'olio, d'oro della Madonnina, ma anche la stessa firma, che diventa un segno strutturale dell'opera. In questo modo, con queste stesure del bianco del Duomo, della tela del bianco della,
della firma risuscitò la totalità della struttura, però in realtà anche quel sentimento religioso nei confronti del trascendente che simboleggia poi una cattedrale. E lo stesso vale per la risurrezione della Cagranda, perché la Cagranda è, come ha correttamente ricordato il professor Pero, era l'antico ospedale maggiore di Milano, con i frammenti dei rosoni, con le colonnine che sorreggono gli archi, tutti elementi tipici dell'architettura lombarda rinascimentale. Grazie alla fusione tra questa struttura e il simbolo, la Cagranda risorge nella memoria di una struttura secolare che fu il luogo storico della cura della sofferenza, e quindi in un certo senso un luogo di religione. E per ultimo, e il professore l'ha citato per primo, nella mia mitografia di Milano c'è poi il castello, che è il simbolo lombardo del potere dell'uomo sull'uomo, che ne condiziona la vita e la morte, il luogo che coagula le vette e gli abissi che caratterizzano la singola vicenda umana. È un luogo trasfigurato in una epifania metonimica, quindi il frammento del non finito, come una realtà totalizzante, è una simbologia in divenire, in quella che è la virtualità cronologica dello spazio, perché il quadro non è lo spazio, è lo spazio infinito, e nel quadro questo frammento del non finito diventa una simbologia che è in divenire, perché ognuno poi la fa risorgere in base alle proprie sentimenti, alla propria memoria dello spazio infinito in cui viviamo noi stessi. E questo è un po' il senso della mia ricerca, andare a ricercare l'essenza delle cose, direi utilizzare, nel mio caso, perché vivo a Milano e quindi interiorizzo questi monumenti, simbolo del potere temporale, del potere religioso e dello spirito caritatevole, religioso dell'animo umano, e vado alla ricerca dell'essenza di queste cose. In pratica sono dei fenomeni questi, quindi una sintesi tra sentimento, sensibilità, intelletto, che contengono in lui, no? E quello che io poi vado a cercare, da parte qualunque chiunque di noi. Mi piace il riferimento che il professor Pero ha fatto a Hegel, e a me piace però anche ricordare Kant, perché poi è l'essenza delle cose, quella che ognuno di noi cerca nella sua vita. Intellegibile, come già diceva Platone, ma siamo condannati a cercarlo per sé. Diciamo il professore. C'è da dire che in effetti si trova in una situazione praticamente disperata il nostro dottore, perché il noumeno kantiano è quell'elemento che non si può attingere, è quell'elemento che sta al di là delle cose, di cui si può parlare, di cui si può sospettare o pensare all'esistenza, ma della cui profonda natura in realtà non si può avere nessuna certezza, tant'è vero che attraverso questo ragionamento Kant giunse a concezione del fatto che non esiste la metafisica, che la metafisica è qualcosa che non esiste, e trovò anche un'immagine brillante per dirlo: chi vuole pretendere attraverso la ragione di raggiungere la metafisica è quella, si trova nella condizione della colomba che pretende di raggiungere la nuvola senza avere dell'aria sulla quale appoggiare il movimento delle ali, per cui precipita a terra senza raggiungere mai questo scopo. Quindi il noumeno di cui parla il nostro dottore è un noumeno relativo al fatto che tutto sommato non si può effettivamente raggiungere completamente la conoscenza di quello che erano le sue intenzioni attraverso la memoria, attraverso l'osservazione, attraverso la intelligenza, nel senso latino del termine, di intelligere, comprendere, di quello che ha dipinto. Ma si può però arrivare ad una conclusione molto interessante di Schopenhauer, il quale Schopenhauer diceva che alla fin fine il rapporto che esiste tra il riguardante e il pittore che ha fatto lo scultore che ha fatto quella determinata opera è una sorta di complicità, è una sorta di coinvolgimento che intellettualmente, attraverso il tempo, attraverso lo spazio, a distanza anche di secoli, riesce a commuovere lo spettatore. Faceva addirittura
una sorta di considerazione di carattere pure veramente estetico, Schopenhauer, ricordando il busto di Nefertiti giunto dall'Egitto a Berlino negli anni in cui lui stava attingendo la propria opera, e dicendo che quella era la più bella donna di tutti i tempi, più bella di Elena di Troia, una donna bellissima, il che significa che in effetti attraverso lo spazio, attraverso il tempo, se c'è qualche cosa di profondamente importante, ebbene questo rimane, ebbene questo non viene distrutto. E quindi ecco che in effetti, guardando questo busto splendido, chi guarda si trova in perfetta sintonia con un'età molto diversa, cioè riesce ad entrare nel mondo faraonico, riesce a comprendere una realtà che è molto al di là del tempo e dello spazio, che non è noumenica. Schopenhauer era molto critico nei confronti del noumeno e kantiano, che non è noumenica perché in realtà esiste, ma che è tuttavia qualcosa che si può comprendere soltanto attraverso un formidabile sforzo della ragione, che va a fare un'unione fra una realtà esteticamente visibile ed apprezzabile e un concetto che è quello che annulla il tempo. Quindi il concetto annulla i secoli e la bellezza invece è quella che stimola questo volo attraverso i tempi di possibilità di comprensione. L'opera del nostro medico milanese è qualcosa di molto simile, è qualcosa che in effetti recupera dalla storia di Milano qualche elemento fondamentale, qualcosa che si affida all'intelligenza del riguardante per spingerlo a fare questa comunione di conoscenze che non attinge effettivamente il numero, ma che comunque fa comprendere una realtà storica estremamente importante e che poi in effetti soggiace a giudizio di Schopenhauer, nel senso del fatto che crea una forma di profonda comunione spirituale, quindi di coinvolgimento, quindi di complicità fra il dottor Olivieri e uno qualunque di coloro che ammirano le sue opere. Complicità anche con voi, naturalmente, che state guardando il suo lavoro. E quindi ecco che quest'opera è estremamente interessante. Nella storia della pittura contemporanea c'è stato anche un pittore che è andato oltre il lavoro di Olivieri, Frank Stell, un pittore newyorkese, un vecchio ebreo di New York, che in tutta la sua carriera, nonostante tutti gli sforzi e così via, riuscì a fare una sola mostra nel 1963, una sola mostra, anche perché morì poi non molto tempo dopo, quindi non ebbe tempo per andare avanti, una mostra che fu di molto successo. E fu di molto successo perché? Perché aveva portato all'assoluta conclusione, all'assoluta forma di rifinitura completa dal punto di vista ideologico, quello che era lo spirito dell'arte concettuale, dell'arte astratta, vuol dire qualche cosa che andasse al di là del puramente visibile, che coinvolgesse completamente la sensibilità del pittore fino a fargli creare quel determinato manufatto artistico. Frank Stella definiva il manufatto artistico i suoi quadri. Ebbene, questo manufatto artistico di Frank Stella è qualcosa di molto simile a questi quadri monocromi, o monocromi se preferite, che il nostro medico milanese, il dottor Olivieri, è riuscito a fare con uno spirito lievemente diverso rispetto a Frank Stella, il quale aveva questa idea totalizzante del far scomparire completamente la realtà visibile per fare un crash, se diceva lui, no? Un crash, uno scontro, con la pura spiritualità, e però anche qui c'è questo crash nei confronti della spiritualità, che è qualcosa che Olivieri richiede a coloro che guardano i suoi quadri, e cioè che attingano alla propria memoria, che attingano
alla visione che hanno del castello, della grande via, eccetera, del luogo, per riuscire a partire da un lembo di tela, da un particolare minimo fino all'insieme e alla totalità, giungendo a comprendere anche qualche cosa che va al di là della pura rappresentazione pittorica, e cioè quello che comporta, come ha detto il dottore, la spiritualità di questo fatto, e cioè la comprensione di quello che è stato il solacium vitae di centinaia di persone in questo grande ospedale milanese, no? Questo conforto alla vita dell'ospedale, il ricordo di tutti coloro che hanno subito le prepotenze dei Visconti e degli altri signori milanesi, e poi quelli che invece hanno piegato il ginocchio di fronte alla sacralità della Madonnina in questo tempio dedicato alla cristianità, dedicato allo spirito, dedicato a qualche cosa che è un grande complemento dell'anima e che in effetti finisce per conferire ad ognuno di noi, se riflettiamo su questi elementi religiosi, qualche cosa che intanto appartiene a tutte le religioni, non soltanto al cristianesimo. Poi il cristianesimo ha il suo modo di pregare, il buddismo un altro e così via, ma ha questa sorta di spiritualità, questa sorta di rispetto verso ciò che la humanitas nel senso più grande c'è. Ecco, mi pare che quest'opera, soprattutto quella della cattedrale di Milano, sia stato uno degli intendimenti maggiori di Olivieri, che in quello abbia espresso il massimo di sensibilità, non parlo di risultato estetico, parlo di intensità, di sentimentale nell'ambito della sua opera. Dottore? Sì, credo anch'io di poter dire che la Resurrezione dell'uomo è quella che più mi ha spiritualmente coinvolto, forse anche per l'estrema sintesi cromatica, bianco su bianco, con diverse tipologie di bianco, perché il bianco del fondo della tela non è il bianco dei riquadri in cui c'è il bianco della struttura materica, non è neanche il bianco della firma. E questa ricerca quindi è ridotta all'essenziale anche dal punto di vista cromatico, un solo colore, mi ha particolarmente coinvolto anche come sentimento, come sentire la materia che stavo trattando. E direi di sì, la sento anch'io come l'opera più vicina alla mia essenza, al mio essere. Non disdegno però neanche quello che poi molto la sofferenza, dove quotidianamente poi io ovviamente professo, e che quindi anche per questo aspetto mi è molto caro, perché anche lì si coniuga il sentimento del religioso nella dedicarsi alla cura della sofferenza altrui. È un'altra forma di religione come quella che viene comunemente celebrata in una cattedrale. Sono certamente i due identificanti che più sento vicini a me stesso, e non è un caso poi che abbia scelto tra le varie altre mie ricerche anche la Resurrezione di Santa Maria della Misericordia, cioè della complesso abbaziale della chiesa di Santa Maria della Misericordia, della scuola grande dei battuti di Venezia, che è una città molto cara, e anche per questo spirito di caritatevole nei confronti del prossimo che contraddistingue le varie scuole famose, le scuole famose di Venezia. E anche lì questo identificante di Venezia, cioè questa simbologia di venire della chiesa di Santa Maria della Misericordia, che qui non abbiamo portato perché il tema era la mitografia di Milano, e sono quegli aspetti che più mi coinvolgono e sono, ritengo, siano più vicini al mio sentire, alla mio essere. Posso chiedere una cosa al professore? Volevo chiederle se da pittrice e da artista, oltre che da gallerista,
nel perché delle campiture e della ripetizione dell'immagine del Duomo fa pensare un po' all'arte astratta Andy Warhol con la ripetitività dell'immagine e poi la campitura che richiude e inquadra il Duomo in rettangoli oppure in quadrati, potrebbe sembrare quasi che lei voglia come far vedere questa guglia da una finestra, da un'altra apertura, cioè da un altro punto di vista. Dico bene oppure sto dicendo delle mie idee incontrandomi con le sue opere? No, certamente la ripetizione del nucleo epifanico di questo fenomeno del Duomo di Milano è rispecchia il concetto della virtualità cronologica dello spazio, per cui la tela non è la finestra dalla quale si guarda il mondo come era la pittura fino ai primi decenni del secolo scorso, quindi diciamo con l'apoteosi dell'impressionismo. E qui lo spazio non è definito, è infinito e ciascuno può ricostruire il nucleo identificante del Duomo nello spazio, quindi esce dal quadro. E infatti i quadri non hanno le cornici, perché non sono delle finestre dello spazio. Alcuni hanno il listello perché portano la chiusura della copertura in questo caso dei chiodi che interagiano la tela, che qui non hanno significato, mentre nella resurrezione del Castello di Milano invece si vedono bene, perché come giustamente il professor Pero ha ricordato, essendo il luogo che coagula le vette ma anche gli abissi dell'animo umano e quindi del potere dell'uomo sull'uomo, non merita una corona, una chiusura, un riconoscimento, e quindi questo è stato lasciato libero. Ma nella resurrezione, per esempio, del cenacolo del Graviano, che è un altro tema che ho trattato e che qui non è portato, non è esposto, e della resurrezione, e invece i chiodi sono lasciati in bella vista proprio perché sono il simbolo della passione dell'uomo. Quindi la tela non racchiude lo spazio entro il quale si manifesta il pensiero artistico. Questo viene ricostruito, l'immagine viene ricostruita nella totalità dello spazio che è infinito. Il fatto poi di richiudere la matricità del Duomo in uno spiazzo bianco, che più bianco se vuoi, più bianco diverso da quello del fondo della tela, e anche per poter dare risalto alla struttura, e quindi anche un elemento compositivo, tecnico, per dare la profondità dell'immagine, così come la chiazza d'oro della Madonnina, questo quadro, che credo sia quello su cui si proietta la mia immagine, è ben visibile in tutti e due le iconografie, quindi tutti e due le guide dell'uomo, per dare la luce. C'è credo un'opera dove ce n'è una sola delle tre immagini del Duomo, perché le altre due si perdono nello spazio, nella dimensione spazio-temporale, questa quarta dimensione che ci attorna e che noi non riusciamo a percepire con i nostri sensi limitati. E quindi in questo caso c'è una sola chiazza d'oro che dà la luminosità e le altre manca perché si deve perdere lo spazio, ma ci sono anche dei significati costruttivi, tecnico-costruttivi, compositivi dell'opera, come la firma che a volte è dritta, a volte è capovolta, e serve per poter dare un equilibrio alla composizione. Quindi c'è non soltanto ovviamente il pensiero, ma ci deve essere anche l'arte nel senso dell'artigianità, del saper fare, del saper comporre l'opera, e quindi sono anche delle regole da rispettare nel poter riuscire a formare il pensiero e dargli una veste visibile, quindi farlo diventare un fenomeno. Picasso sosteneva che la firma è una parte molto importante di un'opera d'arte, quindi che va tenuto in conto come elemento compositivo armonicamente compreso all'interno di una tavola, all'interno di una tela. Lei ha mai pensato, dipingendo, ad una frase famosa di Anassagora, e cioè armonia faneres creton, la bellezza invisibile è più splendida di quella visibile? La bellezza invisibile è più splendida di quella visibile. Sì, ci ha mai pensato? Sì. Si direbbe di sì. Sì. Sì, sì, certo, ma è un aspetto molto difficile perché ritorniamo al concetto del numero intellegibile. Noi rappresentiamo qualcosa che dovrebbe essere
la figuralità, la manifestazione di ciò che in realtà non vedremo mai, dice. E quindi quella bellezza che noi vediamo ci fa suggerire quello che dovrebbe o potrebbe essere la bellezza dell'essenza, che però non c'è conoscibile. Quindi c'è una bellezza apparente, intesa anche però come bruttezza apparente, perché anche la bruttezza in sé ha questo significato, quindi è bellezza. Fra le molte possibili, un'ultima domanda. Henri Bergson diceva che in ogni espressione dell'intelletto umano, che sia una poesia, che sia un quadro, che sia una meditazione filosofica, c'è un presente nel quale però è anche inserito un futuro. Il suo futuro? Il mio futuro è legato dal punto di vista della simbologia, quindi dal punto di partenza, è ovviamente legato al luogo in cui mi trovo. Dovessi vivere per un po' di tempo a Spoleto, certamente il luogo di Spoleto o Sant'Eufemia o San Matteo degli Infermi potrebbero rappresentare il punto di partenza per esprimere il mio pensiero nelle modalità che vedete appese ai muri, possiamo dire. Ovviamente se mi vedo per la maggior parte del tempo a Milano, identificanti per poter esprimere un pensiero devo trovare nella città in cui mi trovo, e quindi qui sono stati portati il Duomo, la Cacranda e il Castello, ma ci sono anche già prodotte, già validate le ricerche sul Naviglio, che è un altro degli aspetti identificanti caratteristici di Milano, come anche quello del Cenacolo. E direi che dal punto di vista del casus belli non ho problema nella mia città, ma quando, come ho citato, mi reco spesso anche in altre città e quindi riesco a entrare in sintonia con lo spirito della città, come per esempio era per Venezia, trovo anche lì gli spunti per esprimere il mio pensiero nelle forme che lei ha magistralmente spiegato questa sera. Senz'altro Spoleto lo conosco abbastanza bene, e potrebbe essere uno spunto, però ci devo stare lì, perché non basta passare, devo vivere la vita. È difficile poter entrare nella loro essenza, altrimenti restano delle belle cose da vedere e da godere, ma non riescono a far emergere in quella forma, con quel fenomeno a cui appunto visivo e a cui mi aggancio, di figuralità, non riescono a fare emergere. Devono essere vissuti e sentiti come però interiorizzati, e quindi ci vuole un po' di tempo per soggiornare nel luogo, per poter effettuare questa operazione di interiorizzazione della simbologia che rappresenta la tipologia di quel luogo. Quindi questo è il caso di Milano, un luogo come ho citato, l'Arca Grande, il Castello. Nel caso di Spoleto penso potrebbero essere l'uomo, la rocca albornoziana e San Matteo degli Infermi, che sono poi anche qui tre luoghi del potere temporale, del potere spirituale e della cura della sofferenza umana. Forse li trovano poi in tutte le nostre grandi città della tradizione romano-medievale, con questi tre centri del potere. Benissimo, dottore, che tutti i presenti la ringraziano, le fanno i complimenti non solo in quanto pittore, ma in quanto espositore ed esegeta del proprio lavoro. Ringrazio delle belle parole presenti e la saluto molto. Ringrazio, è stato un piacere sentirti. Grazie, sono Costanzi, buona serata. Grazie. Volete fare delle domande al professore? Molto. Sì, no, ma siccome il professore è molto in gamba, diciamo ferratissimo in tutta la storia dell'arte, se avete delle domande da fare, fatele. Bene, se avete domande io sono qua, che molto volentieri cerco di rispondere ad eventuali quesiti. Quindi non resta, beh, forse ancora una cosa doveva essere detta, cioè quella della rinascita, della resurrezione, no? Dell'opera. La resurrezione è un termine che forse ha bisogno di una piccola nota, ed è quello, il fatto che l'operazione che interviene fra il lacerto lasciato sulla tela, il breve frammento,
e la ricostruzione mentale dell'opera completa costituisce la risurrezione mentale che interviene da parte di chi guarda, di chi medita su queste opere. Forse è vero? Questo andava detto. Andava detto, sì, questo. Però l'abbiamo detto. Perché risorgono nella mente di chi guarda queste opere, prendono forma. Sì, in effetti, è vero. Poi, sì. Poi, alla fine, pensare, come una traccia da seguire che lui dà. Cioè, uno che non è mai stato a Milano non può farlo, ma uno che ha visto queste cose di Milano lo fa benissimo, in sostanza. Che poi la Cagrande è diventata terminale a Milano. La Cagrande è l'ospedale? Era un vecchio ospedale, diventato terminale. Ah, sì? A me questa idea delle campiture che lui ha fatto mi ha fatto proprio pensare che in fondo l'intento pittorico, al di là della sua passione per la, diciamo, la mitizzazione, il simbolismo, eccetera, però l'intento pittorico c'è, perché come anche Rothko ha fatto delle campiture di diversi colori, di bianchi diversi, e quindi è interessante anche per questo, perché non è soltanto la simbologia dell'uomo per farci pensare alla risurrezione, ma c'è proprio un discorso pittorico anche nelle tele. E quello è importante, perché chi ama, diciamo, anche avere il quadro in casa deve anche entrare in un ordine di idee che entra attraverso le finestre che lui ha fatto a vedere le guglie del Duomo, insomma, sono come delle finestre aperte sul Duomo. Certamente è un'opera estremamente originale, cioè io non ne conosco un'altra che abbia le stesse caratteristiche, e devo dire sono tele di grande eleganza. Sì. In un grandissimo impatto, perché quello bisogna guardarlo per entrarci dentro, qualcuna più colorata, ma insomma, e comunque nessuna è esorbitante, ma fai tante tele che gridano il colore, avere queste è qualcosa di consolante e di molto riposante. E riposante, sì. E sono tele di grande discrezione. Di notevole eleganza e di grande discrezione. Da scoprire. Sì, sì, da guardare con tutta la parte. Bene, io ringrazierei molto il professore che ogni volta che viene ci dà una lezione di storia dell'arte. Esposizione con dei riferimenti anche altri. Molto, molto, molto. Va bene, vi aspetta poi un aperitivo. Ah, grazie. Che vi accoglie.